Io ho invocato il nome del Signore. Ti prego, Signore, salvami. Ecco, ci direbbe questo messaggio stasera Francesco. È la preghiera che ha fatto con il cuore. E il Signore si prende cura, fratelli. Si dà pensiero, come ha anche assicurato a Mosè nel deserto, quando ha aperto il suo cuore e ha detto a Mosè: Mosè, senti un po'. C'è un popolo che sta soffrendo sotto le sferzate degli egiziani. Vai a liberare il mio popolo. Ho ascoltato la voce di questo mio popolo e mi sto preoccupando, mi sto dando pensiero, mi prendo cura di questo popolo. Vai a liberarlo in nome mio. Mi prendo cura, ha detto a Francesco, di te Francesco. Mi prendo cura, mi do pensiero, mi preoccupo di te oggi che sei qui. Allora non sei solo. Dai, fallo. Senza paura, senza timore, senza vergogna. Signore, anch'io sono sotto il peso di una croce particolarmente dura, pesante da portare. Lacci, lacci del peccato, della sofferenza, della morte, della storia. Di un matrimonio magari che va a rotoli, di un figlio che si ribella, o di non so che cosa, i lacci. Nessuno ti può liberare da questi lacci, ma alza la testa e di: Signore, anch'io, a imitazione di Francesco, ti voglio invocare. Nell'ora dell'angoscia ti ho invocato e tu, Signore, mi hai esaudito e mi hai liberato. Amen.